Allora, tu quando è che sei... Io guardo te alla camera. Guarda la camera, va. Quando è che sei... Diciamo che io ho conosciuto Campusa Teatro attraverso un provino. Io sono Leonardo Modena, sono il presidente della compagnia di Campusa Teatro. Siamo qua per presentarci. Sono arrivato a Milano, ho fatto questo provino in zona Romolo e c'era Elisa che è l'attuale direttrice artistica e fondatrice di Campusa Teatro, insieme alla regista. Abbiamo fondato Campusa perché facciamo teatro da tanto tempo e avevamo voglia di avere uno spazio dove proporre delle cose create da noi e quindi portare avanti un nostro linguaggio teatrale. Campusa l'abbiamo fondata nel 2008 dopo un'esperienza con la CNT, la precedente compagnia di teatro sempre di Locarno. È stata una bella cosa perché è stata quasi una festa questo inizio della compagnia ed è continua, anche se è faticoso, continua ad esserlo ancora adesso questa festa. Da lì ed è passata molta di strada, abbiamo iniziato la prima produzione dove abbiamo conosciuto e integrato anche un altro attore che è Massimo Leonardo Villucci. E mi ha colpito molto Campusa, tant'è vero che ad oggi sono vicepresidente, attore, responsabile dei laboratori, insomma un po' factotum, perché è così in Campusa. Siamo molto coinvolti, sembriamo delle api operaie, lavoriamo tantissimo, ma nello stesso tempo cerchiamo anche di essere tra di noi sereni e mantenere una certa apertura mentale e serenità. E sono capitata, per fortuna, allo spettacolo di Campusa Lady Macbeth, e in quel momento mi sono innamorata del loro lavoro. E sono arrivato a Campusa in un bellissimo scenario, cioè ci siamo praticamente incontrati e conosciuti bene quando eravamo al Festival di Locarno. Sono arrivata a Campusa di recente e per un caso ho visto che avevano bisogno di aiuto ed eccomi qua, sperando che posso portare qualcosa in più, ecco. Quindi per me incontrare Campusa, incontrare l'ambiente del cinema svizzero è stato un tutt'uno. Conosco Campusa già da un paio di anni per motivi personali, così interessi miei. Conosco e ho conosciuto Campusa Indie pure, quindi tutti i progetti legati a Campusa mi sono sempre piaciuti molto. Ma all'interno di Campusa io mi occupo principalmente delle produzioni video che facciamo sia legate agli spettacoli, infatti ogni spettacolo ha un teaser, ha un trailer e ha un video integrale. All'interno di Campusa mi occupo di diverse cose. Mi occupo della comunicazione, nel senso di addetta stampa, quindi di contatti con la stampa. Mi piace molto recitare, ma mi piace anche tanto fare regia e occuparmi dell'aiuto regia o delle cose che stanno a cotè. Faccio sia l'attrice, sia scrivo la drammaturga. Il mio ultimo spettacolo come attrice è stato Top Dogs, di un testo autore svizzero. Vi confesso un segreto, l'arma di una donna è la sua testa. E a voi signori non piace che qualcuno sia più intelligente di voi, una donna per di più. E nella logica delle cose, gli stupidi non capiscono i furbi ed è per questo che li considerano stupidi. Godit? No, eh? Lo so, è un po' difficile per voi maschietti. Voi signori, quando cercate un sostituto ne volete uno abile quanto voi, preferibilmente un tantino meno, in maniera che al più tardi, entro tre cambi di timone, salga a comando un idiota completo. Un cuore a colore è uno spettacolo che ho anche scritto con Elena Visconti e nel quale interpreto due personaggi. Mentre invece Parlo a Distri è un altro spettacolo che parla delle leggende ticinesi, scritto da Andrea Palamara e nel quale interpreto sia il narratore sia uno dei personaggi. Stanotte non riuscivo a dormire. Le ore passavano, la luna tracciava il cielo seguita dal suo corteo di stelle e io mi rotolavo senza pace come un cannolo siciliano nelle coltri legali. Sì, forte braccio! Sì, è vero, è vero. A un certo punto il mio occhio si è fermato su un cristallo pendente del lampadario e ho realizzato all'istante... Ah! E no.
sono, insomma. Quest'anno invece siamo stati molto contenti perché l'ultima produzione di Cambusa, che con la regia di Laura Pasetti, una regista nota in Italia perché lavora per il Piccolo di Milano, è stata riconosciuto uno dei migliori spettacoli della Svizzera, e quindi siamo stati a Winterthur al Festival del Teatro Svizzero e abbiamo avuto un buon successo, e quindi siamo molto molto soddisfatti del nostro percorso teatrale. L'ultimo spettacolo per Cambusa è stato Molto rumore per nulla, con la regia di Laura Pasetti. Cast di soli uomini, ci siamo divertiti come pazzi e speriamo di portarlo ancora in giro. In breve, perché di lei si è già parlato anche troppo, la ragazza indegna. Ma chi è? Proprio lei. Ero figlia di Leonato, ero fidanzata tua, ero di tanti altri. Indegna? La parola è fin troppo buona per rendere la sua infamia. Potrei dire di peggio. I prossimi passi sarebbero quelli di farsi riconoscere anche da chi gestisce i luoghi della cultura, da chi gestisce le direzioni dei teatri, eccetera, eccetera. Farsi riconoscere come uno dei soggetti principali del cantone sulle produzioni teatrali e oltre. Credo sia un obiettivo assolutamente a portata di mano che richiede solo ancora un po' più di tempo, un po' più di sforzi. Allora, Cambusa fa 5 anni, ha una sede fissa a Bellinzona, ma non è solo una sede, è un centro culturale. Cioè continuiamo a spostarci perché eravamo a Locarno fino a 2 anni fa, adesso siamo a Minusio e l'idea sarebbe quella di portare pian piano a Bellinzona la sede principale della compagnia, dove attualmente abbiamo realizzato una sala prove. Fra 5 anni la vedo invecchiata. No, nel senso invecchiata sull'aspetto positivo del passare del tempo, quello che comunque avremo molta più esperienza, avremo un bacino di persone che spero che sia ampio, soprattutto all'interno del direttivo, che ci sia anche una rigenerazione con persone anche più giovani. Io spero che fra 5 anni di essere semplicemente qua di nuovo felice di fare quello che sto facendo, e quindi la voglia di fare sempre cose nuove. E continuare a cercare. E il continuare a cercare, secondo me, questo è il meglio, perché quando uno dice ah, sono già arrivato, è già il primo passo per dire chiusura. Ok, finita? Partiamo, rifacciamo la tutta.